lavoratori, imprese e dipendenti, folla alla Camera di Commercio per l'annuale appuntamento con il premio Fedeltà al Lavoro. Salvini, una scia di polemiche dopo il concitato pomeriggio elettorale a Viareggio del leader della Lega Nord. Lo sport, Givi Borgo Castiadas e il D-Day a Divizzano, è terminata in parità 1-1 la gara di andata delle finali nazionali playoff di Eccellenza, tra 7 giorni il ritorno in Sardegna. Un grande CGC riapre i giochi Scudetto, stupenda vittoria dei bianconeri viareggini che passano 6-1 sulla pista del Forte dei Marmi. La serie adesso è in parità 1-1 e martedì sera si rigioca al Palaforte. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura andiamo a vedere le immagini di questa mattina alla Camera di Commercio di Lucca, dove si è svolta l'annuale cerimonia di consegna dei premi Fedeltà al Lavoro. Cerimonia affollatissima alla Camera di Commercio per i premi Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, consegnati a lavoratori e imprenditori della provincia di Lucca. La consegna dei riconoscimenti è stata preceduta dai saluti del Presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli, del Sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e del Presidente della Provincia, Stefano Baccelli, che hanno rimarcato la tenacia e la passione con la quale lavoratori ed imprese premiate hanno portato avanti il loro impegno per tanti anni. Poi il via alla consegna dei riconoscimenti a dipendenti e imprese di Garfagnana e Mediavalle, Lucca, Piana e Versilia, che sono state premiate dai comuni di appartenenza. Vediamo i premiati con maggiore anzianità nelle varie categorie prese in considerazione dalla Camera di Commercio. Tra i dipendenti, Marino Donati di Fosciandora, per 40 anni dipendente della Smartfit K Italia. Tra le imprese, il ristorante Forino di Capannori, in attività da 58 anni. Nella categoria imprenditori e amministratori, Paolo Ricci di Pietrasanta, da 52 anni alla guida dell'omonima impresa di lavorazione del marmo. Per le imprese con più di 60 anni di attività, premiato il bagno Lelia di Viareggio, stabilimento balneare, bar e ristorante da 93 anni a Viareggio. Inoltre, premi per internazionalizzazione, innovazione, occupazione e tutela ambientale a 2 imprese capannoresi, l'F Corta, negozio che vende prodotti di filiera corta rigorosamente alla spina, e la società agricola Funghi Espresso, che produce kit per coltivare funghi dai fondi di caffè. Infine, premiati anche 3 maestri artigiani. Il mago della cartapesta, Alessandro Avanzini, plurivincitore del Carnevale di Viareggio, il restauratore di opere d'arte Massimo Bonino di Lucca e Mariano Milazzo, socio dell'Onda Arredamenti di Camaiore, per l'attività di fabbricazione di mobili e arredi civili e navali. Al termine, la soddisfazione del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli. Anche quest'anno la Camera di Commercio ha avuto l'onore di portare avanti questa cerimonia che riguarda la fedeltà al lavoro. Devo dire che lo fa sempre con più impegno, è una cosa molto sentita. In queste settimane qua, come veniva la Camera di Commercio, non si parlava di altro che di questo premio, e sempre aggiungevamo nuove motivazioni. Io penso che in questi periodi qui, indubbiamente duri, no? Dalla crisi di cui stiamo tutti parlando, è importantissimo motivare ancora di più e sostenere queste aziende che ce l'hanno fatta, per cui di dargli degli stimoli nuovi di soddisfazione, perché si deve vedere anche il bicchiere alle volte mezzo pieno. Per cui veramente grazie a tutti per l'onore che ci hanno fatto di venire qua, e ancora un plauso per i risultati che hanno avuto, per la dedizione al lavoro e per i risultati anche economici, perché è bene sottolineare anche quelli. Voltiamo pagina e parliamo delle elezioni in arrivo, in particolare a Viareggio. Andiamo a rivedere le immagini del movimentato pomeriggio di ieri di Matteo Salvini, il leader della Lega Nord a Viareggio, e andiamo a sentire anche la coda di polemiche che c'è stata anche oggi all'indomani della sua presenza in Versilia. Vediamo. Sarà sicuramente ricordata la concitata tappa viareggina del leader della Lega Nord Matteo Salvini, arrivato a Viareggio per lanciare la candidatura a sindaco di Massimiliano Baldini. In queste immagini, tratte dal sito internet della Repubblica, Salvini e il suo entourage schivano un oggetto lanciato dai contestatori verso il palco allestito in piazza Margherita, sul Viale a Mare.
Poco dopo un rappresentante della Lega si presenterà ai giornalisti con un sasso. Sarebbe stato questo l'oggetto lanciato verso il palco leghista. In queste altre immagini invece il momento in cui Salvini si allontana in auto scortato dalle forze dell'ordine che lo proteggono dai contestatori. Per 3 ore e mezzo Viareggio ha vissuto un clima da guerriglia imminente, con agenti schierati in assetto antisommossa. E il giorno dopo le polemiche sono continuate. Salvini cerca la provocazione volutamente, ha commentato il presidente uscente della regione Enrico Rossi. Ha il diritto di parlare, ma noi dobbiamo combatterlo pacificamente. Massimiliano Baldini, candidato a sindaco di Viareggio, sostenuto anche dalla Lega, ha ringraziato invece le forze dell'ordine per l'impegno con il quale sono riuscite a far fronte a una situazione di emergenza ed è tornato a chiedere a tutti di garantire la libera manifestazione del pensiero, evitando situazioni di tensione e di pericolo. Botta e risposta anche tra Salvini e Alfano. Il leader della Lega attacca il ministro dell'Interno, incapace, dice di fare bene il suo lavoro. Alfano gli rinfaccia invece l'uso di ben 8.000 agenti per garantirgli l'incolumità nei suoi comizi. E rimaniamo a Viareggio, sempre in tema di elezioni. Questa mattina c'è stata un'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Non sono bastate 2 parlamentari di spicco come Manlio Di Stefano e Corrado Clini, l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo e il candidato alla presidenza della regione Giacomo Giannarelli a risvegliare l'elettorato 5 Stelle viareggino. Il comizio sul tema della legalità e dell'immigrazione, organizzato a sostegno della candidatura a sindaco di Giulio Zanni, ha visto infatti un'affluenza veramente scarsa al gazebo allestito in passeggiata davanti al Caffè Margherita, dove peraltro erano ancora ben visibili i segni della contestazione al leader della Lega Nord Salvini. Un segnale preoccupante per quello che alle politiche del 2013 era risultato il secondo partito a Viareggio, con il 28,85% delle preferenze. Evidente che le vicende comunali di questi anni, culminate con il dissesto ed il commissariamento, hanno allontanato dalla politica anche questa fetta di elettorato. Tema quello del dissesto, su cui punta anche il programma del candidato sindaco. Noi dobbiamo completamente cambiare verso a questa politica che ha portato la città in queste condizioni. Per cambiare verso cosa intendo? Dobbiamo migliorare le entrate senza minimamente toccare le tasche dei cittadini che già sono gravati di tariffe, di balzi, balzelli all'inverosimile, tutto al massimo, i servizi tagliati. Dobbiamo andare a toccare gli interessi che sono stati sempre salvaguardati dalla vecchia politica e tagliare gli sprechi e i rami secchi che hanno portato purtroppo a questo dissesto che è disastroso per i cittadini. E sempre in tema di elezioni, vi annuncio che Noi TV ha promosso i confronti elettorali tra i candidati a sindaco per i comuni di Pietrasanta e Viareggio. A Pietrasanta il confronto tra i candidati si svolgerà sabato 23 maggio alle 21 alla sala dell'Annunziata nel chiostro di Sant'Agostino. A Viareggio invece il confronto è fissato lunedì 25 maggio sempre alle 21 al Cinema Centrale. Ovviamente sono stati invitati tutti i candidati a sindaco. Voltiamo ancora pagina e parliamo della notte dei musei che si è svolta ieri sera, sabato sera, e andiamo a vedere l'atmosfera che c'era a Casa Pascoli, a Castelvecchio Pascoli. Anche quest'anno la notte dei musei ha permesso le visite serali a luoghi affascinanti ma troppo spesso ancora non abbastanza conosciuti della nostra Italia. Tra questi Casa Pascoli a Castelvecchio. I visitatori serali hanno potuto così conoscere l'ambiente della casa ad un'ora insolita per un museo e la casa del poeta è risultata forse ancora più suggestiva grazie all'atmosfera serale e grazie all'accompagnamento musicale della Civica Scuola di Musica di Barga. Siamo nella notte dei musei. L'Italia ha una grandissima e qualificatissima rete di musei. Questa rete si può ben definire un patrimonio dell'umanità. All'interno di questa rete anche Casa Pascoli è un punto di eccellenza. Un punto di eccellenza perché venire a Casa Pascoli è vivere una delle più belle pagine della storia della letteratura italiana.
Qui si respira veramente, è come rivivere un giorno insieme a Pascoli e alla sua sorella Mario. Tra i luoghi maggiormente apprezzati c'è la cucina di Casa Pascoli, il perché ce lo spiegano le guide della Casa Museo. Sì, la cucina è un luogo forse più suggestivo della casa perché ci racconta questo ambiente fermo nel tempo. Mario, pensate, per conservare gli oggetti della vita del fratello non ha mai fatto installare né luce né acqua e quindi qui proprio si vede lo scorrere lento della vita dei fratelli Pascoli e l'intimità anche della casa. Con i fornelli a carbone, gli scaldini e naturalmente anche lo studio è uno dei luoghi suggestivi perché lì è proprio l'officina del poeta dove le sue creazioni sono nate con ispirazione naturalmente Castelvecchio e la natura. Una notizia di cronaca dalla Versilia, la Polizia Municipale di Camaiore con il Targa System, il nuovo telelaser, ha individuato un automobilista via Regina di 35 anni che viaggiava con l'assicurazione scaduta da 3 anni e con la revisione scaduta da 4 anni. La sua macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo. Un 32enne sempre di Viareggio è stato invece fermato mentre guidava sulla via italica a 120 km orari. È risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. E adesso andiamo a vedere le immagini dell'iniziativa Special Olympics che c'è stata ieri a Lucca, anche a Lucca infatti per il quarto anno consecutivo si sono svolte le iniziative della settimana europea Special Olympics dedicata al calcio. È stata organizzata la giornata Tutti per Uno, Uno per Special Olympics allo stadio Porta Elisa e al centro sportivo Sandro Vignini. L'iniziativa era organizzata dal Polo Scientifico Tecnologico Sportivo Fermi Giorgi di Lucca in collaborazione con l'Allegra Brigata di Lucca, la Lucchese e il Centro Sportivo Vignini ed ha visto il coinvolgimento degli istituti superiori di primo e secondo grado del territorio. Sul campo del Porta Elisa e del Centro Sportivo Vignini circa 150 studenti divisi in squadre composte da atleti integrati con la partecipazione speciale della società Allegra Brigata, hanno dato vita a un torneo di calcetto secondo il regolamento Special Olympics. Vedete, una bella manifestazione. E adesso parliamo ancora di giovani, ma parliamo di musica con un'iniziativa che è stata ospitata dall'Auditorium San Francesco, sempre a Lucca. L'Auditorium di San Francesco a Lucca ha ospitato la sesta rassegna regionale delle orchestre scolastiche, promossa dalla Rete Toscana Musica. La kermesse quest'anno è stata organizzata a livello provinciale. In ogni provincia toscana il locale liceo musicale si è fatto carico di organizzarla autonomamente. A Lucca si sono esibiti gli ensemble di diverse scuole medie ad indirizzo musicale. Tra gli altri si sono esibiti gli istituti di Piazza Alserchio, Torre del Lago, Sant'Anna e l'Istituto PEA di Porcari. Sono salite sul palco del San Francesco anche le orchestre degli istituti comprensivi Marco Polo Viani di Viareggio, di San Vito e San Concordio e del Liceo Musicale. Hanno contribuito alla realizzazione dell'evento il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.